United States of America, passiamo a Londra per parlare del divorzio che tanto ha fatto chiacchierare e scrivere i giornali negli ultimi giorni, cioè quello fra Madonna e Guy Ritchie. L'ex marito di Madonna, poverino, si è beccato solo 60 milioni di sterline. Poverino, compare Hilton. Adesso invece andiamo su internet perché ci porta il nostro pirata virtuale G-Max, come spesso succede a cargo. Vai G-Max! Bella regà, sempre dal vostro Mr. G-Max, qua per darvi le migliori dritte sul web, quelle che nessuno ti dà. Oggi voglio farvi vedere la pagina MySpace di quello che io ritengo uno dei più grandi artisti contemporanei del nostro paese. Si chiama Aaron, nickname da B-Boy, visto che inizia sin da giovanissimo a bombardare tutte le città con l'arte del writing, che è uno dei quattro elementi dell'hip hop. Se andate sulla sua pagina, potete trovare alcune immagini delle sue opere, realizzate a spray su tela e non solo. E c'è una scritta, se la cliccate vi porta direttamente su YouTube, dove potete ammirare diversi video di Aaron in azione mentre realizza le sue opere in studio. La sua ricerca stilistica si basa sulla creazione di ritratti e di paesaggi. Lui miscela espressionismo e realismo come una concezione estetica innovativa e originale. Incredibile, esprime riflessioni su temi sociali e sul disegno come istinto innato dell'essere umano. Il tutto lo realizza solo con bombolette di vernice a spray direttamente su tela o su di un muro. Beh, Aaron, hai spaccato. Un consiglio, o meglio una richiesta. Non è che puoi venirmi a decorare questo triste scantinato? Ragazzi, io ho finito il tempo. Scrivetemi in tanti, l'indirizzo MySpace è qua sotto, in campana, occhia virus e come sempre, cargo, t'ho succhiato la linea. Grazie a G-Max! È lunedì 27 ottobre e come sempre apriamo la settimana con la classifica degli...